Sono Luigi Cauriero e lavoro come ingegnere biomedico nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di un'azienda italiana che progetta protesi ortopediche, quindi lavoro essenzialmente nel campo medicale. Rispetto a questo nuovo senso ambientalista, insomma, molto spesso non si pensa all'uso della plastica ai fini della salute e nel campo medicale i materiali polimerici vengono utilizzati da molto tempo e anche con un follow-up clinico di successo, sia per quanto riguarda le protesi ortopediche con l'utilizzo del polietileno come componentistica articolare, ma anche come innesti ossei nel campo maxillofacciale. Tutti noi, sia direttamente che indirettamente, sappiamo quando si parla di protesi ortopediche che cos'è, per esempio, una protesi ortopedica di anca o di ginocchio. Ebbene, le protesi ortopediche di anca e di ginocchio utilizzano come giunto articolare, cioè come materiale all'interfaccia articolare tra le componenti in movimento, un cuscinetto di polietilene. E questo cuscinetto di polietilene è un materiale che innanzitutto è biocompatibile, e quindi sterile, resistente all'usura sia ossidativa e sia di fatica. Quindi è un materiale anche longevo e di cui, insomma, molto affidabile nell'uso nel campo medicale. Il campo è in fermento e la ricerca è sempre molto attiva. Il gold standard sarebbe quello di riuscire a realizzare degli scaffold con materiali polimerici che siano degradabili e probabilmente anche inibiti di magari di cellule staminali che possono apportare un riconoscimento cellulare più avanzato quando vengono inseriti in un ambiente biologico del corpo umano. Fondamentalmente il problema non è la plastica in se stessa, perché si realizza, si costruisce la plastica in scienza e si utilizza in coscienza, probabilmente ci accorgeremo che i materiali plastici e polimerici hanno ancora tante cose da raccontare.